Tutti e benvenuti in questo nuovo Scopriamo le creazioni in resina. Non riesco a inquadrarle tutte, ma vi farò vedere man mano davanti. Scusate dove sono messa, ma sti giorni non sto bene, quindi mi sono messa nel letto, sono sincera, non ce la faccio a stare di sopra. Allora c'è mio marito che mi ride dietro, non sto bene, lui mi ride dietro. Grazie marito. Se è finito inizio il video, grazie. Iniziamo da questo qua che è forse il più bruttino. L'orsetto. Oh, ecco, che è resina di scarto, l'ho messo insieme. Dai, ci può stare natalizio, lo posso appendere all'albero. Ah, che bello, amore, facciamo tanti orsetti da appendere all'albero di Natale. Bello, bella idea. Ci sta. Beh, io direi che ho messo pochi glitter, forse. Devo metterne qualcuno in più. Ho messo una caterba. Poi un altro scartino è questo. Ecco, bella bollaccia qui. Vabbè, posso sempre appendermelo all'albero. Tanto la bolla, una volta che la mette nell'albero, chi la nota? Poi l'albero è mio, quindi se ne frega se c'ha le bolle. Un albero con le bolle, bello. Bello bolle, bello bolle, bello bolle. Blu, le mille bolle, blu, blu. Ok. Niente, si vede che non sto bene. Delirio più delirio. No, io non riesco a parlare italiano, ma che caspita. Vabbè. Poi c'è questo. Giallo con i glitter gialli e dorati. Questo qui ho pensato magari di attaccarmelo anche una cover del telefonino. Visto che deve arrivarmene una nuova. Poi ho dei stampini nuovi che adesso vi farò vedere man mano. Ma prima partiamo dalle schifezze che ho fatto io. Che ho creato io con la gomma. Con la gomma là del cavolo. Che guardate, si rompe tutta, si attacca alle cose. Assurda. Ok. Queste due alette. Che una è più opaca dell'altra, ma vabbè, sono da rifilare. Una è glitter, l'altra no. Sono venute proprio bellissime. Una roba spettacolare. Ah, non vi ho detto che ho preso due pigmenti rosso e blu che si illuminano al buio. Dopo farò caricare alla luce tutto quello che ho che si illumina e vi farò un pezzo di video alla fine. C'è una fogliolina. Oh, un'altra fogliolina. Sono tutti scartini queste foglioline. Poi abbiamo la chiave. La bimba che si lamenta come al solito. Qua mi è caduta una goccia di rosso, ho cercato di sfumarlo. Sì, ho fatto un disastro in questo scopriamo qui. Vabbè, allora ecco qui. E vai, la bolla qui. Bene. Vabbè, non è inutilizzabile. Qualsiasi cosa ci voglio creare sopra posso fare in modo che copra la bolla. E sì, quel rosso c'entra un po' poco, ma non l'ho fatto apposta. Tutto sempre da rifilare, perché quei stampini lì sono fatti male. Poi, questo, ad esempio, che l'ho fatto con quel blu lì che si illumina al buio. Oh, madonna. E mi viene sempre pieno di bolle questo, ma è una volta che riesco a farlo venire bene. E ho passato anche sì lo stuzzicadenti. E non è destino che io riesca a farlo. Questo penso che anche lui l'ho fatto con quel pigmento lì che si illumina al buio. Metti a fuoco o fotocamera, ok. Poi altre foglioline di scarto, tipo questa. Questa doppia col buco qua, giusto? E questa. Poi questo cameo qui con l'anfora. Anfora o ancora? Anfora. Con l'anfora. Ma si è attaccato lo stampino. Eh? Questo? Allora anfora.
con l'ancora, vedi che sei ignorante, scherzo, con l'ancora che si è mangiata lo stampino. Questa qua dovrebbe essere il pigmento che si illumina al buio. Poi ho fatto questo, abbiamo capito, poi abbiamo fatto questo fiocco. Mamma mia, ma cos'è? Ma Dio, mi fa anche sì male la luce, il pollice, mi fa male il pollice, non riesco a tirar fuori le cose. Oh, c'è questo fiocco qui, che è sempre quello che da limare ovviamente, che si illumina al buio. Poi abbiamo Sailor Moon, almeno questa sarà venuta. Oggi è un, scopriamo gli epic fail praticamente. Vedo già la bolla. Bene. Era venuta anche bella. Non era questa bolla qui. Ma Dio, che robe. Io, veramente. Questo qui è l'altro colore che si illumina al buio. Non sembra tanto rosa, ma è rosa. Va bene, bolle. Più passi lo stuzzicadenti, più ti vengono fuori le bolle. Poi abbiamo il nostro solito cameo, che ho voluto provare a farlo metà trasparente. Se vedete che sbordo sempre, non è... Sì, sono imbranata, ma non è per quello, perché io ne metto tanto di più per riuscire a coprire anche tutta la parte dietro qui, altrimenti, essendo alta, non ci riesco. Ah, bello questo. Io qua ci vedrei benissimo un'Elsa. Sembra fatto di ghiaccio. Ehi, vacche. Cioè, mi sono venute meno bolle con la resina trasparente che quando la faccio colorata. Abbiamo le nostre perline. Rosso scuro, sempre molto Natale. Ce la posso fare. Ok. Poi abbiamo lo stampo Love con un sacco di scarti bianche. Ho pensato che magari, tra l'altro mi scatto anche malissimo il bianco, ho pensato che magari poi potevo passarci su uno smalto con i glitter, di modo da dargli un po' di vita, perché è bianco normale con le bolle. Il fiore viene sempre con una bolla ogni petalo, è assurdo. Il cuore bianco, il cuore che si illumina al buio con i glitter. Un quadrifoglio. No, per una volta sembra molto bene il quadrifoglio. Un quadrifoglio piccino. L'omino di marzapane. Di pan di zenzero. Marzapane, quello che volete. Opla, stava volando, qua c'è una macchia. Beh, fatto bene proprio. Poi ho fatto la scritta Love, bisogna vedere se è venuta fuori. Doveva essere un lilla, ma sembra più un grigino. Però non sembrano venuti così da schifo. Mettiamo fuori tutto e vediamo. L'avevo fatta ad attaccarla in camera della mia bimba. Dai, non è così brutto. È carino. Sembra meglio dal vivo che dalla fotocamera. Come stampino nuovo abbiamo questo qui, abbiamo questo qui della tartaruga, che l'ho ordinato tipo 1,5 milioni di anni fa e mi è arrivato adesso. Badini, ci ho messo lo smalto, vediamo. Sì, è venuta, ma che carina, è bellissima sta tartarughina. Gli ho fatto il guscio marroncino
un marrone militare. E la tartarughina l'ho fatta di verde con dei glitter dorati. Mi piace. Poi abbiamo le gemme. Questo qui è anche uno stampo nuovo, che ho già provato a usare una volta, ma sono venuti fuori due pigtail assurdi. Allora, niente, ci ho riprovato. Vediamo un po'. Era rimasti dei glitter vecchi attaccati, infatti. Però non è male, guardate. Scusate, si era spenta la fotocamera per mancanza di spazio. Ogni volta mi fa sto scherzo. Stavo dicendo che mi piace come sfuma. Se vedete un po' di buio, perché? Non so perché non mi ha messo il flash. Bene. Ok, è andata via. Comunque mi piace questo qua, devo dire. Poi c'è quest'altra. Sono difficili da tirar fuori. Che carino. Molto trasparente il colore, devo dire. Però mi piace. Qui c'è un po' di spazio, magari potrei colare della resina blu, vediamo. No, però boh, mi piace così, devo dire. Poi, qui ho fatto due esperimenti, però, come potete vedere, i stampini sono molto opachi, quindi non so come si vedranno, come saranno, non ho la minima idea. Nel caso sono opachi, magari vi farò a parte un video dove li lucidiamo insieme e vediamo come sono cambiati. E non esce. Allora, è veramente spesso perché è altissimo. E guardate, ci ho messo dentro le conchiglie e ci ho messo della sabbia sotto. Mi sa che si va lucidato, perché è così opaco. Sembra un po' bruttino. Secondo me una volta lucidato sarà più bello. Allora, sembra un po' bruttino così opaco. Una volta lucidato secondo me sarà più bello. Che ne dite se poi facciamo un video dove lo lucidiamo insieme? E adesso questo. Ci voglio alle ore a tirarli fuori. Ok. Ah, che carino. Questo qua mi piace di più, devo dire. Si vede, perché si vedono di più le conchigliette dentro. Comunque sì, suppongo che vanno lucidati tutti e due, quindi ecco mia figlia sullo sfondo, la vedete lì dietro che legge un libro. E vanno lucidati, magari dopo dai faccio un video dove li lucidiamo insieme, così vi faccio vedere cosa uso io, come li lucido. Comunque devo dire che non mi dispiacciono, devo lucidarli ovviamente. E niente, per questo video è tutto. Sì, a raccattare le cose adesso è un po' un disastro, guardate che casino. Ditemi cosa vi è piaciuto a voi. A me devo dire che queste gemme, questo cameo mi piacciono tantissimo. E anche il delfino è veramente molto bello. Ah, mio marito dice che vince la tartaruga per lui. E il delfino. Lui dice il delfino e tartaruga. Si è suicidato il delfino. Delfino e tartaruga, voi invece cosa dite? Era troppo curioso il delfino. Un delfino curioso. Voi invece cosa dite? Fatemelo sapere nei commenti e ci vediamo nel prossimo video, ragazzi. Ciao, un bacione.